Ciao, io sono Elisa, sono una fisioterapista osteopata e oggi parleremo di esercizi per la distorsione di caviglia. Cioè, una volta che la distorsione di caviglia è stata risolta nella sua parte più acuta, ci sono degli esercizi che possono aiutare la riabilitazione. Io consiglio sempre di farsi seguire da un professionista, ma nel caso non ci sia la possibilità o la distorsione sia stata di lieve entità, quindi non una distorsione di secondo o terzo grado, ma una distorsione di primo grado che non ha portato particolari esiti e non ha richiesto l'utilizzo di alcuni sistemi di protezione, potrebbe essere utile fare un po' di questi esercizi. Gli esercizi sono basati sulla mobilità, sul rinforzo e sulla stabilità. Queste sono le tre parti chiave. E vi invito comunque a vedere il video sulla distorsione in cui spiego quali sono i tipi diversi di distorsione, come si differenziano quando invece sono di gravi o quando no, e ve lo lascio in descrizione. Adesso invece vi faccio vedere questi quattro esercizi. Vi ricordo che durante l'esercizio non dovete avere dolore, quindi se durante per esempio l'esercizio di rinforzo, che è il secondo esercizio, avete dolore andare in quella posizione o non raggiungete quella posizione, quindi vi fermate prima oppure aspettate a iniziare l'esercizio e chiedete piuttosto al medico se potete iniziare. Le condizioni per poter iniziare gli esercizi sono che l'esercizio andrebbe fatto quando il danno tessutale è in fase di riparazione e non in fase iniziale acuto, quando non c'è un versamento gonfio eccessivo e quindi quando il medico dà l'ok sia per il carico che per l'inizio della riabilitazione e quindi quando ci sono le condizioni per una ottimale ripresa. Vi invito a scrivermi nei commenti se avete domande riguardo agli esercizi, se volete che faccia altri esercizi, quindi un video più completo. Allora, il primo esercizio consiste nella mobilizzazione. Quindi, con il piede della gamba che ha subito il trauma, andiamo a avvicinarci bene verso un muro e andiamo a avvicinare il ginocchio verso il muro. Ci allontaniamo tanto quanto il ginocchio ci permette di arrivare al muro senza sollevare il tallone. In questo modo facciamo una bella mobilizzazione e andiamo avanti e indietro. Avanti e indietro. Questo ci aiuta a capire la distanza tra il muro e il nostro piede deve essere equivalente al lato sano. Questo esercizio andrà fatto in diverse sessioni fino a che non vediamo che la mobilità della gamba che ha subito il trauma è uguale a quella della gamba che non ha subito il trauma. E quindi andiamo a vedere che questi movimenti siano più o meno uguali. Il secondo esercizio serve invece per rinforzare i muscoli che sono i peronei. Per il prossimo esercizio abbiamo bisogno di un elastico, può essere un elastico di questa forma o altri tipi di elastici. Basta che il principio sia sempre lo stesso. In questo caso io mi trovo bene con quello, io lo chiamo lasagna. In questo caso andiamo a avvolgerlo intorno al piede in modo che sia fisso. Ok, in questo caso è lungo, quindi posso fare più di un giro. Ok, e a stringere la gamba e a stabilizzare con l'altro piede l'elastico in questa direzione. Quindi permettiamo, lasciamo che il piede si allunghi in direzione del meccanismo lesionale e piano piano andiamo a fare il movimento opposto. Terzo esercizio, qui andiamo a stimolare la muscolatura. L'esercizio consiste nel andare fino in punta e tornare indietro. Su. In modo da stimolare bene anche l'attivazione dei muscoli peronei. Posso vedere anche di fronte, andare fino su e giù. L'ultimo esercizio è di propriocezione, in questo caso rimaniamo in equilibrio sulla gamba che ha subito il trauma e andiamo a fare un movimento con l'altra gamba in modo da toccare le varie ore dell'orologio.
un esercizio di equilibrio, che diventa poi sempre più difficile quando si va poi a cercare le ore più scomode. In questo caso sarà molto difficile all'inizio, può essere ulteriormente complicato mettendo anche le superfici instabili sotto il piede. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, di mettere un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo giovedì prossimo.